Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto dagli antichi: Non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al Sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che il tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice e il giudice è alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Gesù oggi indica come si deve vivere il rapporto con la legge. Dice una parola forte, dice la vostra giustizia deve superare quella degli scribi e dei farisei. La parola giustizia non indica solo il comportamento che rispetta i diritti di tutti, che rende a ciascuno quello che gli è dovuto. Giustizia indica il desiderio di fare la volontà del Padre, di obbedire alla sua volontà. Dobbiamo aver fame e sete di questa giustizia, come Gesù che compie ogni giustizia, facendo di ogni sua azione un sì al Padre. Gesù indica come obiettivo quello di superare la giustizia dei farisei, perché certamente i farisei e gli scribi erano attentissimi a osservare tutte le leggi e per un ebreo la giustizia, cioè il desiderio di fare la volontà del Padre, di Dio, era quella di obbedire ai suoi comandi, però deve essere una obbedienza che parte dal cuore, perché c'è il pericolo e spesso anche i profeti lo hanno indicato che la nostra obbedienza ai comandi del Signore sia una obbedienza che rispetti la lettera, ma non veramente lo spirito della legge. Così Gesù fa degli esempi per indicare in che senso la nostra giustizia deve essere superiore. Parla innanzitutto del comandamento non uccidere. Chi avrà ucciso deve essere sottoposto al giudizio e mostra come lui è venuto a portare a pienezza questo comandamento, indicando che l'obbedienza a questo comandamento non si ottiene solo nel momento in cui non si fa del male fisico a un fratello, ma c'è la possibilità di andare contro questo comandamento e quindi non fare la giustizia anche se non lo si tocca. Come? Innanzitutto lasciando che l'ira nasca nel nostro cuore. Che cos'è l'ira? L'ira è quel sentimento che nasce in noi di fronte a qualcuno che ci minaccia, qualcuno che può farci del male. Può farci del male solo perché ci è antipatico, solo perché ha degli atteggiamenti che non vanno secondo la nostra sensibilità. Gesù parla qui di un fratello, dunque di una persona che fa parte della tua cerchia, non necessariamente un tuo parente carnale, ma una persona che fa parte dell'ambiente in cui vivi, della tua comunità, della tua famiglia. Ecco, può essere che questa persona susciti in te ira, cioè una repulsione, un'antipatia, e questo può tradursi poi in atteggiamenti di linguaggio. Gesù fa due esempi, gli dici stupido, gli dici pazzo. C'è proprio questa repulsione che nasce in noi, dove dobbiamo essere onesti. Nasce l'ira senza che noi possiamo impedirlo. Il cuore
nostra interiorità è attraversata da emozioni anche di ira, di repulsione, di antipatia. Ora, come comportarsi in questa situazione? Qualche volta noi lasciamo stare e prendiamo atto che questa è la nostra sensibilità e quindi ci stacchiamo da quella persona, cerchiamo di non vederla, parliamo male di qualcun altro, ma alla fine non ci sembra di far granché di male, non gli mettiamo le mani addosso. Ecco, Gesù oggi indica la giustizia che Dio vuole. Dobbiamo lavorare anche sulle nostre emozioni, lavorare anche sulla nostra interiorità. E Gesù dà due esempi, che sono esempi estremi. Il primo parla proprio della preghiera. Immagina un pellegrino che è arrivato a Gerusalemme, è arrivato nel Tempio, ha portato la sua offerta, l'ha presentata al sacerdote, il sacerdote sta per portarla sull'altare, a quel momento si ricorda di avere un sentimento negativo nei confronti di qualche fratello, sa che con qualche fratello a casa sua non è in pace. Bene, dice il Signore, lascia lì la tua offerta. La preghiera del cuore adirato non è gradito a Dio. Ecco dove nasce l'attività, dove dobbiamo intervenire, non lasciar stare. Lascia stare la preghiera, semmai, ma tu cerca di tutto, ritorna a casa tua. Lascia lì la preghiera, ritorna a casa tua e per quanto ti è possibile, in maniera attiva, cerca di ristabilire il ponte. Cerca di riconciliarti con il fratello. Gesù qui non prevede la possibilità che l'altro ti dica di no, perché insiste su ciò che puoi fare tu. Così anche l'altro esempio, che è una piccola parabola, che anche noi nella nostra esperienza condividiamo, e cioè se sei in lite con qualcuno, cerca di metterti d'accordo prima che si arrivi alla via giudiziale, perché se vai davanti al giudice devi prenderti l'avvocato e poi non sai come andrà a finire. Andare davanti al giudice con un avversario è sempre qualcosa di negativo, è già una causa persa, anche se poi dopo la vincerai. Così il Signore ci ricorda attraverso questa parabola che noi siamo in cammino verso il giudice, lì ci presenteremo. Meglio presentarsi senza avere cause pendenti, ma aver risolto per quanto sta a noi ogni contenzioso. Ecco come dobbiamo amare. D'altra parte Gesù ci ha detto dovete amare come ho amato io. E Gesù non ha coltivato sentimenti di rabbia, non ha usato la parola per parlare male, ma si è sempre aperto agli altri con parole di benedizione e di perdono. Ma così si trova la pace, così si trova un gusto nella vita, non lasciandoci guidare dal sentimento della rabbia, ma intervenendo con la grazia dello Spirito Santo per pacificare il cuore e per mettere in atto da parte nostra tutti quegli atteggiamenti di attenzione alla parola e di avvicinamento che possono portare a sperare nella riconciliazione. Questa è la via della pace.